Buongiorno da Mattino 6 per questo mercoledì 16 marzo. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Sant'Eriberto di Colonia, vescovo, e ci andiamo a vedere la sua storia. Nato intorno al 970, studiò nell'abbazia di Gorze, nella cattedrale di Worms, di cui divenne prevosto. Cancelliere di Ottone III, divenne nel 999 arcivescovo di Colonia. Morto Ottone, cadde in disgrazia sotto Enrico II, vivendo nell'ombra fino alla morte, avvenuta intorno al 1021, è invocato per ottenere la pioggia. L'etimologia del suo nome deriva dal tedesco e significa guerriero illustre. Per questa giornata da parte nostra gli auguri a tutti coloro di nome Eriberto. Vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Operaio muore dopo la trasfusione, spoltorese di 49 anni, ricoverato per un'anemia, si aggrava e resta in coma per 4 giorni. Poi il decesso, denuncia dei familiari in procura, parte l'inchiesta, acquisita la cartella, forse oggi l'autopsia. E a centro pagina invece l'addio ad Antonio Recanati, volto noto delle TV locali abruzzesi, stroncato da un malore. Aveva 55 anni, Antonio Recanati, giornalista appassionato di sport, è morto a 55 anni, è stato stroncato da un malore improvviso mentre tornava in auto a Loreto a Prutino dopo aver lavorato negli studi di TV6. I funerali si terranno oggi nella chiesa di San Pietro a Loreto a Prutino. Continuiamo sulle cronache. Su Pescara il prete, lo Stato non può giudicarmi, abusi sessuali su un ragazzino, e poi a Pescara due denunciati, trovati i quadri rubati, valgono un milione. Ancora sulle cronache invece di Popoli, lavoratori senza stipendio, Maiella e Morrone, scatta lo sciopero. Di taglio alto la paura a Bruxelles, terroristi IS asserragliati, uno muore nel blitz. E poi il giubileo, Madre Teresa di Calcutta sarà santa il 4 settembre. Andiamo a vedere quelli che sono i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura si parla di Ryanair che dice no, D'Alfonso insiste, Pescara avvertenza per i voli low cost, il manager O'Brien duro dice non vogliamo finanziare all'Italia. Il governatore anticipa il tavolo nazionale con Del Rio, meno tasse e più agevolazioni ce la faremo. E poi il primario all'ASL Teramo, vado in pensione ma lavoro gratis. Pratica in ritardo, così l'Aquila incassa meno soldi, fondi post sisma, rimpalli tra uffici, un corriere per spostare le carte da un palazzo all'altro. A centropagina Pescara il blitz della squadra mobile, ecco le tele antiche del furto milionario. E poi Prato La Peligna, tifosi violenti e io gioco a porte chiuse. Di spalla il vignettista di Spider-Man all'assalto della Guinness e poi di taglio alto Teramo, mobilità Tercas, trovato l'accordo, usciranno 80 dipendenti. A Pescara mare inquinato, Iron Man sposta la gara in acqua a Porta Nuova. E poi l'Aquila, tavolini fuori in centro per 12 mesi l'anno. Vediamo ora i titoli di apertura del quotidiano La Città. Teramo Basket sull'orlo del fallimento. Accettate le istanze di Equitalia dei giocatori non pagati, attesa per oggi la decisione del giudice. A centropagina Roseto, cartelli contro i furbetti della sosta per i disabili, segnali intelligenti. E poi il delitto fascista, 90 anni fa a Chieti si apriva il processo farsa sull'omicidio Matteotti. A Giulianova il 4 aprile si firma per la caserma. E poi il degrado a Teramo, porte aperte al Braga anche di notte. Svincolo, l'8-0 avanti tutta anche senza una rampa. Di taglio alto il caso Alba Adriatica e Civitella. Tessere ai desaparecidos, Pepe spacca in due il PD. Ricostruzione, via libera alla nomina, sblocca lavori. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Ariete, si profilano progetti interessanti all'orizzonte. Ricaricate le pile e fate mente locale. Usate tutte le armi della vostra percettiva intuizione per affrontare e risolvere eventuali problemi professionali. In amore, non alimentate dubbi e gelosie. Toro, affrontate questo giorno con fiducia. La vostra visione d'insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. In amore, regalatevi teneri momenti di intimità con il partner. Gemelli.
Gemelli. Un evento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto, ma oggi qualcosa potrebbe costringervi ad un brusco atterraggio. Le difficoltà che incontrerete sulla vostra strada vi renderanno meno affettuosi con la persona amata. Avrete delle belle proposte da fare al lavoro. Se i vostri superiori sono in gamba, comprenderanno il loro valore e daranno il via alla realizzazione. Accettate i suggerimenti di un esperto in medicina naturale per la vostra salute. Leone. Buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace e quindi congeniale a nuove storie d'amore e a contatti umani soddisfacenti. Sarà facile innamorarsi, trovare un nuovo amico. Vergine. Eventuali contrasti in famiglia richiedono maggiore spirito di mediazione. Rischiate di mostrarvi troppo rigidi. Attenzione ai raggiri nel lavoro, lasciate perdere le proposte troppo allettanti. Bilancia. Al successo nel lavoro può non corrispondere il successo finanziario. Guardatevi attorno, rallentate il passo. Vale la pena non concedersi cadute di stile. Alleggerite il momento di crisi amorosa se affrontate un chiarimento. Scorpione, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle ottime capacità manuali. Giorno ideale per farvi valere sul lavoro, stabilire nuovi contatti, allargare la cerchia dei clienti. Sagittario. La Luna favorisce la realizzazione di progetti pratici ed influisce positivamente sulla vostra serenità interiore. Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato. Capricorno. Potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Ciò che è scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Acquario, splendido periodo per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione, tantomeno momenti deliziosi in amore. Pesci. Il lavoro vi impone qualche sacrificio non troppo gradito, ma nel contempo avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Per stare più tranquilli, cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. Vediamo i principali titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. Terrore spari a Bruxelles, nel blitz ucciso un sospettato, due in fuga con le armi, sotto assedio, due asili. E poi le elezioni a Roma, si parla delle elezioni per il sindaco, Meloni pronta a sfidare Berlusconi, e ancora invece le primarie negli Stati Uniti, Clinton batte ancora Sanders, Trump vince in Florida e Rubio lascia la corsa. E poi di taglio basso un patto sul divorzio prima delle nozze, pronta la legge per introdurre in Italia il love contract, passerà la paura di sposarsi. E poi andiamo sulle pagine della Repubblica. Avrete la verità su Regeni, intervista al presidente egiziano. Prometto alla sua famiglia che troveremo gli assassini. Il rapporto tra i nostri paesi non è mai stato così forte. Mi interrogo sulla tempistica del delitto. E poi giorno di fuoco a Bruxelles, ucciso un terrorista, un altro blitz, città paralizzata, gruppo legato alla cellula di Parigi. Di spalla più social e nuovo look, la primavera dei musei. E invece lo scandalo degli appalti tronca Roma e la legalità, si parla troppo e si fa ancora meno. Andiamo avanti, la stampa, Meloni si candida nel centrodestra, scoppia il caos. Berlusconi dice niente mamma sindaco e poi attacca, così Giorgia si suicida, questa è la svolta a Roma, in pista ora sono quattro. Bruxelles torna la paura, caccia i terroristi in fuga, ucciso uno, due scappano e feriti quattro agenti. E poi le primarie americane, Trump trionfa anche in Florida e ora la nomina è più vicina. L'omicidio di Roma e i genitori di Luca, pena di morte per gli assassini. E ancora Valentina che disegna i
viaggiatori e poi la storia, il sindaco vuol vendere il comune. E poi sulle pagine del Sole 24 Ore, pronto il piano flessibilità alle infrastrutture, 4 miliardi. Brennero, Milano, Verona e Milano Chiasso fra le priorità. NPL in calo di 5 miliardi a gennaio. Visco, misure BCE per guadagnare tempo, ora i governi devono agire. E poi la frode sui cambi svanisce nella nebbia di Londra. Di spalla a Bruxelles, assalto al covo dei terroristi, la città paralizzata, ucciso un sospetto in fuga, feriti 4 agenti. E poi Roma, Meloni sfida Berlusconi, pronta a candidarmi a sindaco. Stati Uniti, voto decisivo in Florida e Ohio, Obama, campagna volgare e violenta. Mattarella in Libia, spero che il governo sia presto operativo. Sul Messaggero, l'apertura a Roma, centrodestra in frantumi. Meloni sfida Berlusconi, pronta ad annunciare oggi la sua candidatura a sindaco. L'ira del Cavaliere andrà a sbattere, patto tra leader FDL e anche Salvini. Basta con i diktat. A centropagina, battaglia a Bruxelles, ucciso terrorista, altri due in fuga nel quartiere assediato. E poi gli appalti illegali, le 230 inchieste sul Campidoglio, rifiuti, buche, migranti, tutti i casi di corruzione, truffa e abuso d'ufficio. Di taglio basso il piano del governo anche per le pensioni, bollo auto, si studia la riduzione. Andiamo avanti, il giornale Meloni, oh mamma mia, la leader di Fratelli d'Italia incinta, oggi si candida a sindaco di Roma col sostegno della Lega. Ma Berlusconi non indietreggia, il candidato è Bertolaso. E poi a centropagina Bruxelles ancora nel panico, l'ISIS torna a sparare in Europa. Un saggio su Oriana Fallaci, moralisti, guru e no global, tutti i nemici della Fallaci. Di taglio basso, come sono cambiati gli amici a quattro zampe. Poi l'elogio di Corioni che fece fortuna coi VC ma investì tutto nel sogno del bel calcio. Comunque vada, lei ci mette qualcosa, si parla ovviamente della gravidanza e della campagna elettorale di Giorgia Meloni. Di spalle poi una mina vagante, la crisi di Monte dei Paschi di Siena spaventa il governo e anche tutto il sistema. Libero, sbancati, il tesoretto c'è ma vogliono fregarglielo, Etruria e le sue sorelle. Col credito d'imposta generato dalla maxi svalutazione dei crediti delle quattro banche salvate si possono risarcire tutti i risparmiatori gabbiati. Banca Italia e PD si oppongono, intervenga il governo. A centropagina, centrodestra in frattumi, Salvini sta con lei, sfida al Cavaliere, oggi la Meloni si candida. E poi un terrorista ucciso e due in fuga e quattro agenti feriti, la battaglia con i jihadisti sui tetti di Bruxelles. Ministeri spendaccioni, Renzi accumula 700 milioni di debiti al giorno. E poi andiamo sulle pagine del Tempo, ecco l'Affittopoli della provincia di Roma, caos immobili nella capitale, negli appartamenti oltre la metà degli inquilini è morosa, alloggi con canoni di 2.500 euro l'anno senza averne diritto, parenti e amici della cricca. E poi io speriamo che me la cavo, Fratelli d'Italia sfida Berlusconi e lancia la Meloni sindaco, oggi l'annuncio, centrodestra sempre più nel caos e Salvini dice pronto a battermi per lei e ormai è un tutti contro tutti. E poi parla Marion Le Pen con la Lega, battaglia comune. Di spalla nelle carte Leodori e D'Amato, finisce in procura l'aiuto della regione alla clinica dei VIP. Quattro agenti feriti a Bruxelles, l'agguato alla polizia, ucciso un terrorista. E poi ex banda della Magliana, preso in Regnappa, boss delle rapine a donne sole. Il Mattino, in apertura a Roma-Napoli, il flop delle alleanze. Meloni oggi si candida, centrodestra nel caos, Bassolino sfida il Partito Democratico. Se mi esclude si suicida. La leader di Fratelli d'Italia e la Lega rompono con Berlusconi. Valente all'ex sindaco, incoerente fare ricorso e non accettare l'esito. E poi le comunarie, Movimento 5 Stelle, Brambilla, un milanese in corsa a Napoli. Benevento, ritorna Mastella, pace in trattoria con De Girolamo. L'analisi, la sovranità perduta dei partiti e poi caccia ai terroristi, la guerra di Bruxelles, il blitz, inchiesta sulla strage di Parigi, ucciso un musulmano, due sono in fuga. Un altro pentito, l'ordine di intervenire, di invertire le provette al giro arrivato dai clan Pantani, la trappola di Secondigliano.
Andiamo avanti sull'avvenire maternità surrogata, l'Europa si risveglia, no pure al rapporto CDE che voleva regolamentarla. Dopo lo stop del Parlamento, Unione Europea e anche una commissione del Consiglio dei 47 Paesi sventa la manovra per liberalizzare l'utero in affitto. E poi in Belgio caccia ai terroristi e paura a Bruxelles. Ancora Siria, Mosca si ritira ma il Daesh resta nel mirino. Sull'unità sfascio capitale, l'anticorruzione certifica la corruzione e un impressionante degrado amministrativo. Ora la riscossa civica per Giacchetti, sindaco, per restituire alla città il suo ruolo di campanile. E poi giornata di ordinario terrore a Bruxelles, conflitto a fuoco durante una perquisizione per la strage di Parigi, ucciso un terrorista, feriti 4 poliziotti. Di spalla, dove vanno l'Italia e il mondo? È una nuova scoperta dell'America. Andiamo avanti sulle pagine del manifesto, l'acqua sporca e poi di taglio alto Assad assedia Palmira con l'aiuto aereo russo. Europa sui migranti, accordo difficile tra Bruxelles e Ankara, Cipro, no alla Turchia nell'Unione Europea. Bruxelles perquisizione con sparatoria, ucciso presunto terrorista. E poi Italia-Etiopia, viaggio d'affari per Mattarella, silenzio di tomba sui diritti umani. Il Fatto Quotidiano, nomine di finanza e servizi, allarme rosso al Quirinale. Grandi manovre, preoccupazione per il generale, salta la macchia, Toscana all'AISI. E poi di taglio alto l'intervista, il giornale unico danneggia concorrenza. Romiti, dice Agnelli e io avremmo detto no alla stampa pubblica. Vizi eterni, conta sempre il potere e mai il prodotto. Capitani di sventure, figli come i padri del salottino anni 80. Donne e politica, la Meloni sfida Bertolaso e Berlusconi e Berlusconi. Mi candido a Roma, queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Per la Costituzione, boom di adesioni al manifesto sul referendum. 100.000 firme in soli 4 giorni all'appello del no alla schiforme. Affari e ministero, tutti i conflitti di interessi di Lady Acqua. E poi il candidato sarà un ingegnere di Milano, Napule Brambilla, il voto ribelle della base 5 Stelle. Ora invece iniziamo a sfogliare le pagine del centro. Anche qui sulle pagine nazionali in apertura c'è la sparatoria di Bruxelles, caccia al comando, la minaccia blitz di polizia legato ad attentati in Francia, un terrorista ucciso, 2 in fuga, ore di paura nella capitale belga fra bimbi chiusi a scuola e zone evacuate. E poi Salah e Mohamed, le primule rosse ricercate da Parigi. Autobomba a Berlino, un morto ma è un agguato criminale. E poi in Siria Putin ritira i suoi jet ma i raid non finiscono, bombardamenti congiunti di Mosca e Damasco su Palmira e altre sacche dell'IS. La comunità internazionale apprezza la decisione russa, sviluppo significativo. La politica, i no di Meloni, sfida Berlusconi, pronta a candidarmi. L'ex ministro della gioventù scioglie oggi la riserva, intesa con la Lega di Salvini. Il cavaliere come Bertolaso, faccia la mamma, in gioco guida del centrodestra. E poi la corruzione sistema Roma, l'ANAC accusa, Marino si difende, io ero contro. Di taglio basso, acqua pubblica, Movimento 5 Stelle, sella ai democratici, state affossando il referendum. E poi la tragedia sul campo da calcio, fa una rovesciata e muore a 10 anni, incidente a Quarto in provincia di Cagliari, il ragazzino batte la testa a terra dopo l'acrobazia e perde la vita davanti al papà. Operazione a Roma, sgominata una banda di 24 rapinatori, manette, Rgnappa, ex della Magliana, le intercettazioni shock. Rifugiati, accordo lontano, in Grecia tragedia infinita. Veto di Cipro sull'intesa con Ankara, no della Spagna e del Consiglio d'Europa. La TASC con la Turchia, ancora non ci siamo, riprendono le partenze per l'Italia. E poi il processo al killer di Oslo. Breivik fa il saluto nazista in aula, è entrato in aula, ha salutato i suoi avvocati e dopo essere stato liberato dalle manette ha fatto il saluto nazista di nuovo. Andres Bering Breivik, che nel luglio 2011 uccise 77 persone, 8 con un'autobomba a Oslo e altre 69 con pistola e fucile d'assalto nel campo estivo dei giovani laburisti sull'isola di Utoya. È comparso in aula per la prima udienza del processo nella causa che ha fatto allo Stato per detenzione disumana. Testa rasata, giacca scura, camicia bianca e cravatta color oro, non ha detto nulla, presentandosi al giudice nella prima apparizione in pubblico in 4 anni. Lasciamo le pagine dei quotidiani, adesso ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questo mercoledì, una settimana che si è mostrata all'insegna del freddo e del cattivo tempo. Eh sì Francesca, perché l'Italia è interessata dall'arrivo di un nucleo di aria fredda che tuttavia interessa soprattutto le regioni settentrionali e le zone alpine, ma l'arrivo di questo nucleo freddo ha innescato una risposta di correnti occidentali, quindi che scorrono poi sui nostri mari occidentali, che favoriscono la formazione di annuvolamenti su gran parte delle regioni peninsulari. Quindi anche la nostra regione nelle prossime ore sarà interessata da una diffusa copertura nuvolosa, ci saranno delle precipitazioni che inizialmente saranno di debole intensità e nevose al di sopra dei 900-1000 metri, perché le temperature sono previste in lieve diminuzione. Poi la tendenza però è verso un nuovo peggioramento del tempo, perché si intensificherà ulteriormente la nuvolosità nel pomeriggio, sera, a partire dalla Marsica, dall'Aquilana e dall'Alto Sangro, con dei rovesci più frequenti e di moderata intensità. Poi in serata questi fenomeni tenderanno ad estendersi, a localizzarsi sul settore orientale, in tutta la fascia costiera e le zone montuose che si affacciano sul versante adriatico saranno interessate da piogge un po' più decise, un po' più frequenti, in particolar modo in nottata, ma anche per gran parte della giornata di giovedì. Una situazione questa che favorirà delle precipitazioni persistenti che torneranno a manifestarsi anche nella giornata di venerdì. Poi però c'è anche una buona notizia, perché da partire dal pomeriggio sera di venerdì, ma ancor più nel corso del fine settimana, assisteremo a un graduale e progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà anche la nostra regione, quindi questa è una buona notizia. Quindi ancora 48 ore di tempo instabile con piogge in intensificazione, poi assisteremo gradualmente a un miglioramento del tempo, Francesca. Giovanni, prima di salutarti, come sempre, noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questa è la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, dove ci sono tutti i bollettini aggiornati. Come sottolineiamo sempre, ci sono le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale la situazione su tutta la regione. Noi suggeriamo anche 2 profili Facebook. Uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente anche nella pagina del sito, dove vengono aggiornate in tempo reale quelle che sono le condizioni meteo. E noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma. Su questo troverete qualche particolarità in più, come le foto scattate alle prime luci dell'alba, dove vengono registrati i gradi. E ricordiamo, la foto viene scattata da Monte Silvano. Molto spesso troverete delle curiosità, come ad esempio ho visto Giovanni che ha pubblicato quelle che sono le foto del rifugio Pomiglio a meno 4 gradi con la neve, insomma, un modo per monitorare sempre il territorio. Troverete anche le segnalazioni degli utenti sulla sua pagina, ovvero foto scattate sul territorio o anche video girati per mettere al corrente Giovanni di quello che succede sulle diverse province e in quel modo mettere anche a conoscenza tutti gli utenti connessi alla sua pagina. Quindi noi la suggeriamo per viaggiare sempre informati. Giovanni, io ti ringrazio per il collegamento che come sempre tornerà domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro e apriamo la pagina regionale, perché ieri c'è stato un incontro importante a Pescara, si è parlato di Ryanair. Italia alle rote, l'incontro con regione e aeroporto. Ryanair ci dà un altro mese di tempo, il manager della compagnia aerea convinto da D'Alfonso. Il 7 aprile la riunione con Del Rio, poi sarà presa una decisione. David O'Brien ha dichiarato l'azzeramento dei rincari delle tasse e la revisione degli aiuti di Stato rimangono le nostre condizioni per la permanenza in Abruzzo. E allora, abbiamo detto, ieri pomeriggio c'è stato questo incontro richiesto da tempo dalla regione Abruzzo per cercare di evitare quella che doveva essere la dipartita di Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo, ma non solo, anche per altre basi. È stata fatta la stessa dichiarazione, e allora c'è stato a rappresentarlo il direttore commerciale di Ryanair David O'Brien, e c'è stato un tavolo davanti alle istituzioni regionali e anche territoriali. Noi c'eravamo, vediamo.
Era l'incontro più atteso da quando Ryanair a mezzo stampa aveva comunicato l'intenzione di tagliare molte delle destinazioni collegate con l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Quella di avere un incontro tra i vertici della compagnia low cost e la regione Abruzzo. L'obiettivo, come spiegato dal governatore D'Alfonso, era quello di evitare la dipartita e mettere sul piatto tutte le risorse reperite fino ad oggi. Concluso l'incontro, l'obiettivo è quello dell'incontro del 6 aprile a Roma, quello di incontrare il governo e vedere eliminata la tassa introdotta dal 1 gennaio. Ma io sono molto soddisfatto della serietà dell'approfondimento, del livello del confronto che abbiamo stabilito. È centrale il colloquio con il ministro e naturalmente l'esito del colloquio. Io ho fiducia personalmente, ho rappresentato anche le ragioni per cui ho fiducia. Ho apprezzato le parole del dottor O'Brien in ragione e in rappresentanza di Mr. Ryan. Sono convinto che ci sono tutte le condizioni affinché questo fidanzamento si trasformi in matrimonio. Ha parlato di togliere la tassazione per evitare di far finire quei soldi ad Alitalia, come può fare la Regione Abruzzo? Questa è una competenza del Ministero e del Ministro. Noi utilizzeremo argomenti, numeri, elementi oggettivi per fare in modo che si accendano luci adeguate a che il Ministro e il Ministero considerino con atteggiamento nuovo la questione della tassazione. Qual è il ruolo che noi abbiamo? Come Regione e come Regioni, assieme al dottor O'Brien e ai suoi collaboratori e colleghi, spiegheremo al Ministro e al Ministero le ragioni per cui vale la pena rivedere, riconsiderare e ripensare. A rappresentare Ryanair nell'incontro di Pescara è David O'Brien, responsabile commerciale della compagnia, che ripete l'intenzione di restare a Pescara, ma ad una condizione, quella di vedere definitivamente eliminata la tassa municipale per la cassa integrazione degli ex piloti all'Italia, che ora pesa sulle loro spalle. Sono rimasto molto impressionato dall'energia e dallo sforzo che è stato messo in campo da parte della Regione Abruzzo e dal Presidente. Certamente la decisione finale spetta al Ministro e l'incontro del 7 è chiaramente una data molto importante per riuscire a definire, ma ritiene che ci siano le condizioni per poter andare avanti. Torniamo sulle pagine del centro. Il vice Corrado confermato, il segretario Giangiulli di Tecco nuovo presidente regionale di Confartigianato. E poi di spalla il collegamento richiesto da Sevele, grazie anche agli Emirati, torna il Torino-Pescara. Previsti 3 voli settimanali a partire da ottobre. La spinta decisiva è arrivata dal basso con la costituzione di uno specifico gruppo su Facebook. E allora noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa e torniamo sulle pagine del centro. Consorzio Chieti Pescara ha un debito a quota 33 milioni. Fatta chiarezza sui conti del nucleo industriale, preoccupa il mancato pagamento degli espropri per l'asse attrezzato. Terreno e asse possono tornare ai privati. Ieri c'è stata una conferenza stampa proprio per parlare di quella che è stata la situazione debitoria del Consorzio di Sviluppo Chieti Pescara. Si è parlato anche di un debito che riguarda gli espropri di terreni che vanno proprio a pesare sull'asse attrezzato e allora la Regione ha spiegato quello che sarà il piano per evitare questo rischio. Vediamo. La Regione presenta i dati relativi all'attività svolta dal Collegio Liquidatori del Consorzio di Sviluppo Industriale Chieti Pescara. La storia inizia con un debito di 32.849.000 euro causati da voci quali espropri mai pagati, fornitori da saldare, costi di gestione personale e tributari. Il lavoro di risanamento inizia nel giugno 2015 quando l'attività di revisione delle scritture contabili mette in luce che la quasi totalità delle poste contabili iscritte in bilancio risultano in rate. Abbiamo affidato ad un collegio la verifica puntuale dello stato dell'arte, la verifica delle attività e delle passività e arriviamo ad una situazione che possiamo dire tendenzialmente problematica in termini di passività accertata. Stiamo su intorno ai 30 milioni di passività e
pochi milioni di attività, passività dovute soprattutto a, a mancati pagamenti dei fornitori, a mancati pagamenti degli espropri, appunto, che incide pesantemente anche sul bilancio e da qui la necessità di risolverlo. Poi c'è la voce sul personale dipendente e sui contributi previdenziali. La Regione ora, dopo aver chiarito il quadro debitorio e soprattutto le cause, pensa anche ai rischi in corso. Se si pensa che alla voce espropri non pagati corrisponde la cifra di 18 816 mila euro coinvolgendo arterie primarie come l'asse attrezzato, ora la questione si concentra sull'attività che dovrà essere messa in campo per evitare la cosiddetta richiesta di retrocessione dei beni da parte dei proprietari dei terreni, e cioè riprendersi una proprietà che oggi veicola i principali flussi di traffico abruzzese. Noi abbiamo avviato una interlocuzione in questi anni, mesi, con ANAS e abbiamo di fronte a noi la possibilità di risolvere il problema. Di fatto chiede a ANAS di farsi carico di ciò che il consorzio non si può fare carico per delle ragioni importanti, cioè che i proprietari potrebbero fare azione nei confronti dei sedimi che hanno ceduto a titolo di esproprio e che oggi lo potrebbero riprendere indietro. Se fosse così, l'ANAS, l'asse attrezzato chiuderebbe. Ora andiamo sulle pagine di Pescara, abusi sessuali su un quindicenne. Don Vito, lo Stato non può processarmi, mossa a sorpresa del prete imputato. Presentata al giudice una memoria difensiva, sono stato già condannato dalla Chiesa. La difesa del parroco, che dice la Chiesa ha già deciso le pene e non serve altro. La famiglia della vittima pronta a una contromemoria, il processo va avanti. Di taglio basso, il prete assistito da due sacerdoti, obbligo di dimora in un monastero di Roma per 5 anni tra preghiere e psicoterapia. E poi apriamo la pagina dedicata al nostro collega Antonio Recanati, muore a 55 anni, il volto noto delle TV locali, il giornalista appassionato di sport, stroncato da un malore improvviso mentre tornava in auto a Loreto a Prutino dopo aver lavorato negli studi di TV6. Andiamo avanti, il dramma, muore in ospedale dopo la trasfusione, operaio di Spoltore ricoverato per un'anemia, si aggrava e va in coma, denuncia dei familiari in procura, parte l'inchiesta. Cesare De Leonardis era un escavatorista, per oltre 20 anni aveva lavorato da camperchioli, già acquisita la cartella, forse oggi l'autopsia. Scoperti gli autori di un furto milionario, recuperato carico di arte, di opere d'arte rubate. La polizia blocca sul Mone un furgone con quadri, cornici e oggetti da antiquariato rubati in via Rapietra. Due i denunciati. E di taglio basso l'antiquario, mancano ancora alcuni pezzi. La vittima sospetta dei falsi clienti che in passato avevano chiesto informazioni proprio sulla merce rubata. E poi le storie pescaresi, favola di Cipollone, dal redattore di interni a chef allievo di Beck, e ancora l'avvocato pop rock, il penalista di Giulio nella band di Varone. Allarme al palazzo ex IMS, 2 piani del comune invasi dall'acqua. Un atto vandalico ha mandato in tilt gli uffici, danneggiati computer e documenti. Gli autori forse ripresi dalle telecamere. Le infiltrazioni hanno causato gravi danni, alcuni documenti potrebbero essere anche irrecuperabili. Di taglio basso, illustrato il progetto ai cittadini, via San Donato, partiti i lavori per le fogne. E poi entrano in casa per rubare, poi aggrediscono i carabinieri. Francavilla, Contrada Vallone, arrestati il 50enne Angelucci è un giovane romeno. Nei giorni scorsi il capo della mobile aveva avuto una colluttazione con i ladri nella propria abitazione. E poi sulla pagina di Montesilvano, politiche del turismo, Tari più cara agli alberghi che ospitano i profughi. In commissione vigilanza le proposte per rendere la vita difficile agli operatori che puntano a riequilibrare i bilanci con i fondi statali destinati all'immigrazione. E poi la giunta comunale, il Palaroma, revoca anticipata sulla gestione dell'impianto. L'esecutivo ha deciso di chiudere entro il 30 giugno prossimo il rapporto con la società di calcio a 5 avviata 7 anni fa dall'amministrazione del sindaco Cordoma. E poi il piano approvato ai tempi della giunta Cordoma, ma su Villa Delfico c'è già un progetto. Corso aperto a tutti dal 13 marzo, una guida all'ascolto della musica colta, sempre sulle cronache di Montesilvano. Furti in abitazione, acciuffati due ladri, carabinieri bloccano a Città Sant'Angelo una coppia di bulgari, si aggiravano sulla Lungofino con diversi arnesi da scasso. La Di Pietro ai vertici dell'ASL di Chiedi. Torna alla sanità il vice segretario generale, capo dei servizi del personale del comune di Spoltore. E poi sempre sulle, ci spostiamo sulle pagine del Messaggero.
E si parla di economia, ma quale ripresa? Qui siamo in piena sindrome da zero virgola. La UIL sollecita firma del masterplan e riduzione delle tasse. Questa la denuncia da parte della UIL. E poi chiese e conventi da scoprire, arriva il weekend del FAI. Sabato e domenica si punta a bissare il successo dello scorso anno. Percorsi ecologici tra le proposte. Andiamo a Pescara, Palizzi e Cascella, il tesoro ritrovato, quadri antichi dei grandi maestri abruzzesi, mobili, cornici e oggetti. Il colpo da arizziero avrebbe fruttato oltre un milione. Indagini lampo della squadra mobile dopo il maxifurto in un episodio in un deposito del noto antiquario, denunciati anche i due ricettatori. Due uomini di Sulmona accusati di ricettazione, le opere caricate su un furgone pronte per essere vendute a Roma e a Napoli. Dalle telecamere lo spunto decisivo per gli investigatori denunciati, sono considerati degli specialisti. Una dynasty conosciuta nel mondo, spero di recuperare i mobili pregiatissimi che mancano all'appello, dice Giampiero Di Sabatino, nipote del fondatore. E poi anche qui si parla di Ryanair che conferma il no a Pescara. Promessa di un vertice risolutivo con Del Rio e shopping in centro, ma D'Alfonso non commuove il manager O'Brien. La compagnia irlandese indisponibile a finanziare l'Italia con il maggior carico fiscale. Il 7 aprile ci sarà il vertice con il governo a Roma. La regione premia su Bruxelles per strappare la stretta finanziaria per gli scali minori. E poi ancora su Pescara, il mare sporco, Ironman a Porta Nuova. C'è l'annuncio, spostata a Pescara Sud, la prova di nuoto, l'emergenza rilancia il quartiere votato agli eventi sportivi. La City, il giallo del no alla concorrenza. Nelle intercettazioni sul complesso destinato a uffici regionali, i dubbi di un dirigente comunale sullo stop al progetto Cielo Alto. Il problema, dice Gaetano Silveri, è aver detto il palazzo della regione se ne deve andare perché ci sta il piano di rischio. Il nodo della sicurezza dell'aeroporto, risolto con la variante, è finita sotto accusa. E poi colpi a raffica con arresti e denunce, ladri scatenati da Città Sant'Angelo a Francavilla. PostePay fa il pieno, la card usata da 57.000 abruzzesi. Il modello Evolution consente di abbinare alle funzioni della prepagata anche servizi di conto corrente. E anche qui la tragedia, morto per un malore, Antonio Recanati, il pioniere del giornalismo nell'area vestina. Andiamo avanti, all'Aquila, ecco il quindicesimo elenco, meno soldi per colpa dei ritardi, tra oggi e domani la pubblicazione dei lavori finanziati per 80 milioni di euro. Allo studio una sorta di lista di prescrizione per mettere alla berlina chi provoca lentezze. L'assessore Di Stefano ha dichiarato: siamo di fronte a un eterno e infruttuoso rimpallo tra usura e uffici comunali. E poi il caso Berlusconi, Campi Rom, progetto case come all'Aquila, queste le dichiarazioni. I sottoservizi a quattro ditte abruzzesi e una anche siciliana. Andiamo avanti, lanciato il progetto L'Aquila città aperta per la Movida sotto zero, un piano per vivere il centro storico 365 giorni l'anno con locali che disporranno i propri tavoli fuori anche d'inverno. E poi sfondano la porta e occupano l'alloggio, l'incredibile episodio nelle case popolari di via Mattarella, una famiglia roma ha usato la forza e non vuole andarsene. C'è una bambina, le forze dell'ordine hanno le mani legate e il sindaco ha disposto l'ospitalità degli sfrattati in un hotel. La denuncia dell'affittuaria, non posso rientrare dove abitano da anni e pagavo il canone regolarmente. Sempre a Sulmone, lezioni in casa Democrat, continua a regnare il caos. Bruno Di Masci non molla, il rapino da incontrare l'ex sindaco Ranali, traditi e traditori. E poi ancora su Chieti invece, nuovo ospedale, così la spesa è un miliardo insostenibile. Secondo il Movimento 5 Stelle inciderebbero troppo i servizi per manutenzione di opere edili, aree verdi, energia, pulizia e sanificazione. I grillini confrontano costi e fattibilità della nuova struttura con Project Maltauro e senza la regione faccia bene i conti. Questa è la denuncia avanzata ieri. E poi gestione Palas Viola, scarica Progere Sottotitoli.
società. L'assessore dichiara il comune non è in debito con alcun utilizzatore. Oggi ha previsto il vertice da Teate Servizi per trovare la giusta mediazione. E poi Vasca di Colmata a Roma studia il progetto Ortona all'opera per smaltire i fanghi. Di risulta in porto sarebbe realizzata da Walter Tosto, che poi potrebbe trasformarla in una banchina. D'Ottavio dichiara il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si chiede se c'è interesse pubblico a far realizzare il piano ad un privato. L'intervento da 4 milioni può consentire di risparmiare i fondi di FAS stanziati per il dragaggio. Andiamo avanti su Teramo, Mobilità Tercas ha approvato l'accordo. Da giugno l'istituto passa sotto il controllo della Popolare di Bari. Gli esuberi interessano 88 dipendenti, tutte le cifre dei rimborsi e le agevolazioni. E poi le tessere negate, è guerra nel Partito Democratico, Colonnello, Marcellini e Zunica attaccano Minosse. Va in pensione, vuole lavorare gratis, è il caso del primario di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Pescara, Giancarlo Mariangeli, e la richiesta è già stata inoltrata al manager Fagnano, che si è dichiarato disponibile per evitare depotenziamenti. Costruito nel tempo un grande reparto leader in Abruzzo, quando arrivai 24 anni fa non c'era neanche un locale. E poi adesso invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città e... in questo caso andiamo a vedere quelle che sono ovviamente le cronache relative alla provincia di Teramo. Abruzzo, tutti vogliono la Bernardini tranne i 5 Stelle. Il garante dei detenuti, ieri mattina l'audizione della radicale davanti alla commissione dei capigruppo. Lucrezio Paolini ha dichiarato: sono tanti i problemi del mondo carcerario, non possiamo più perdere tempo. È una questione di principio, le sentenze, anche se relative ad atti di disobbedienza civile, finalizzate ad affermare valori di principio condivisibili, sono un fattore determinante da cui non si può prescindere, non possono ammettersi deroghe al rispetto di una legge vigente. E poi Civitella Casanova, il Ministero chiude lo zooparco per carenza di autorizzazioni. Giustizia, Teramo Basket sull'orlo del fallimento. Accettate le istanze di Equitalia dei giocatori non pagati. Attesa per oggi la decisione del giudice Cirillo. La seconda istanza, un anno fa il giudice aveva respinto una prima richiesta di fallimento avanzata dal sostituto procuratore Giovagnoni. Porte aperte al liceo Braga anche di notte. Dopo l'abbandono arriva anche l'incuria, libero accesso nella sede storica dell'istituto di Piazza Verdi. Il paradosso, mentre il Braga, ospitato all'istituto Comi di Viale Bovia, alla ricerca permanente di una nuova casa, la sua casa è abbandonata al tempo e all'incuria, considerato anche l'appello al recupero dello stabile di Piazza Verdi, lanciato nei giorni scorsi dal presidente dell'istituzione, l'avvocato Sergio Quirino Valente. La sede di Piazza Verdi, abbandonata per forza di cose, rischia adesso di diventare un altro edificio storico cittadino destinato all'abbandono e lasciato alla mercé dei vandali di turno. E queste sono le immagini delle porte aperte in piena notte. E poi tirocini pochi e anche assegnati male. Teramo escluse, il consigliere regionale Paolo Gatti chiede di rivedere l'assegnazione delle quote regionali. E poi la Gammarana, lo svincolo apre anche senza una rampa. Comune e ANAS cercano una soluzione al progetto pasticciato della rotatoria dell'8-0. Niente chiusura per completare la rotatoria e lo svincolo, non sarà più necessario chiudere al traffico l'8-0. E poi la provincia ha rinviati i lavori e i disagi per la condotta, il maltempo fa slittare l'intervento della Ruzzo a Tossicia, l'allaccio del nuovo tronco sarà completato dopo Pasqua. Acqua regolare, nessuna interruzione per il servizio idrico per la giornata di oggi nei 12 comuni interessati del lavoro della Ruzzo Reti. Antonio Forlini ha dichiarato: lavorare in queste condizioni potrebbe creare ancora più disagi alle utenze ed è meglio rinviare. E poi ancora sulle pagine della città, tessere ai desaparecidos, Pepe spacca il Partito Democratico, Colonnelli, Zunica e Marcellini attaccano il segretario Minosse e i circoli locali, l'assessore si schiera con loro. L'appello inclusivo, l'assessore chiede di accettare gli espulsi, ma sconfessa garanti, segretari e statuto del Partito Democratico. Passo decisivo verso la nuova caserma, siamo a Giulianova, il 4 aprile la firma del protocollo tra Regione, Arma e Comune. Per Mastro Mauro con la nuova sede sarà possibile chiedere un potenziamento dell'organico.
A Pineto, piano spiaggia, un regalo alla Pineta e alla città. Il vice sindaco Pallini replica le accuse di Mantini, farebbe bene a leggere con attenzione gli atti. I pontili: abbiamo recepito quanto previsto nel piano demaniale della regione e in questo modo si creeranno nuove attrattive per Pineto. L'obbligo, i balneatori avranno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle aree verdi assegnate. E poi di spalla, Roseto al voto, l'onorevole Malpezzi lancia la corsa per Di Girolamo. Segnaletica intelligente contro gli incivili. L'amministrazione piazza i nuovi cartelli negli stalli riservati ai disabili. Siamo a Roseto. E poi ancora politica, cittadini rosetani trascurati da troppo tempo. Rosaria Ciancaglione inizia la fase d'ascolto per la stesura del suo programma elettorale. Roseto, l'amministrazione incontri i cittadini di Montepagano. Lunedì la discussione sulle eventuali modifiche al piano particolareggiato del borgo. Andiamo avanti, apriamo la pagina dello sport. Di Paolo Antonio promuove l'annata del Teramo. Il centrocampista dichiara il rammarico e aver perso troppi punti con le piccole. Alla squadra do un 6,5. Le prossime gare, Arezzo, L'Aquila e Rimini, sono partite molto sentite dai nostri tifosi. Vogliamo regalare loro una gioia, visto che quest'anno non ci siamo riusciti spesso. L'obiettivo è la salvezza, dobbiamo arrivare subito a 40 punti e iniziare a pensare anche alla prossima stagione. E ieri ai nostri microfoni c'era proprio a parlare il centrocampista Di Paolo Antonio, ascoltiamo. Ma quello che ci rimproveriamo comunque è aver perso dei punti con le piccole, perché se andiamo a vedere con le squadre che sono lì davanti, a parte la Spal che comunque ci dobbiamo ancora giocare, abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni e quindi ci viene un po' di rammarico, anche perché perdendo dei punti con le piccole poi fai fatica a stare lì davanti, quindi se c'è un rammarico è aver lasciato dei punti con le squadre diciamo meno blasonate. Ma è mancata sinceramente un po' di fortuna, perché comunque vedi le ultime partite, anche con la Maceratese abbiamo creato tanto, però no, alla fine non siamo riusciti a portare il risultato fino a casa e con un tiro in porta preso e con un autogol. Poi vedi domenica siamo stati anche sfortunati per i pali, i legni che abbiamo colpito, però purtroppo è una stagione che non ci dice bene. Ma secondo me però andiamo ad affrontare una partita difficile e quindi alla nostra portata, perché comunque l'Arezzo in casa è una squadra fortissima, lasciando stare lo scivolone che ha fatto con il Ponte d'Era, però è una squadra durissima da battere sia fuori casa che soprattutto in casa per l'effetto comunque del pubblico e per avendo un allenatore che comunque trasmette grinta, quindi sarà una partita secondo me difficile però non impossibile. Torniamo sulle pagine del centro, in questo caso ci occupiamo della pagina di Chieti con una notizia. Confindustria ha deciso verso la fusione Chieti-Pescara. Camera di Commercio ha vinto Becci. Chieti e Di Vincenzo sconfitti. Il candidato per la presidenza unica è pescarese grazie ai voti di Teatini, Primavera e Argirò. E poi di spalla Simone Daita non ce l'ha fatta, giornalista muore un anno dopo il feroce pestaggio. Andiamo sulla pagina di L'Aquila, sul Monaco la Brese, ore contate per l'omicida, il RIS trova una delle scarpe della vittima, una traccia di sangue, il sospetto è che possa appartenere all'amico indagato. I familiari del giovane chiedono giustizia, i genitori attendono ormai da mesi di poter dare una degna sepoltura al figlio che era partito per trascorrere alcuni giorni in Liguria, una vacanza dalla quale poi non è più tornato. Tentata estorsione a pezzo pane e chiodi, ricatti hard, chiesto 1 milione, pronta richiesta di risarcimento il 19 aprile, udienza. In udienza ci sono i 4 imputati. Sulla pagina di Teramo, cantieri, viabilità, il traffico, rischio, caos. Incontro tra Comune e ANAS per tenere aperto il lotto 0. La chiusura necessaria per consentire i lavori dello svincolo della gamma rana si potrebbe evitare utilizzando le rampe della nuova rotonda vicino al fiume. Progetto per 2 rotatorie sulla statale 80. Di taglio basso, interessi extra, le banche condannate dovranno restituire 1,5 milioni a 2 imprenditori di Martinsicuro, la cui azienda è fallita.
Apriamo la pagina dello sport. Sul Centro si parla del Pescara. Oddo Parafulmine che dice: giù le mani dal Pescara, prendetevela con me, ma lasciate in pace i giocatori e il mio staff. Il tecnico ha detto: ci gira tutto storto e paghiamo gli errori individuali. Sento dire di risse nello spogliatoio, ma è tutto falso, il gruppo è unito. E ieri c'è stata una conferenza stampa proprio del tecnico Massimo Oddo, queste le sue parole, ascoltiamo. Altri due centrali diffidati, e quindi per pararci un po', come si suol dire, secondo me potremmo anche pensare di tesserarlo, e poi se ci sarà bisogno abbiamo un uomo in più. I ragazzi che sono in questo momento in primavera, che stanno facendo tra l'altro benissimo, gli faccio i complimenti, stanno facendo molto molto bene in primavera, stanno crescendo, ma in quei ruoli secondo me fisicamente non sono ancora pronti. Magari sono anche più bravi dei nostri tatticamente, ma fisicamente non sono pronti. Insomma, un conto è giocare con la primavera, un conto è giocare con la prima squadra. Quindi questa è una valutazione mia che ritengo tale. Io vedo una squadra viva, vedo una squadra che gioca, continua a giocare. Vedo una squadra che non è vero quello che si dice, che adesso ci studiano e trovano rimedi, perché questa squadra crea comunque sempre. Rispetto a un po' di tempo fa, magari ci servono 4 palle gol per farne uno, magari un po' di tempo fa ce ne capitavano in tutte le palle gol, magari erano un po' più concreti, ma è un momento così, è un momento che ci sta, un momento normale che passa per tutti. Siamo un po' meno attenti nella fase difensiva. Per fase difensiva intendo errori individuali. I problemi ovviamente ci sono e vanno affrontati e vanno risolti lavorando sul campo. Le responsabilità sono tutte esclusivamente mie. Lasciate stare i ragazzi, lasciate stare i fisioterapisti, lasciate stare i preparatori, perché sono problemi che non esistono. La squadra sta bene, corre fino al 90esimo, lo dimostra ogni domenica. Qualcuno che ha detto che ha sentito che nello spogliatoio sarebbe stata una rissa fra me, Cocco e Mimusciai, io non ho mai fatto botte in vita mia con nessuno, figuriamoci se lo faccio con i miei giocatori, quindi ci mancherebbe. Il problema a spogliatoio non esiste assolutamente, ma zero proprio. Mi sento di dire che Mazzotto è uno dei terzini sinistri più forti della Serie B in assoluto. Non stava bene, non era pronto, ha dovuto giocare a tutti i costi, non c'erano alternative, non c'erano sostituti. Si è messo a disposizione nonostante le sue condizioni non fossero precarie, e quindi è solo una nota di merito per il ragazzo che comunque ci ha messo tutto. Ancora Serie B, ora ci occupiamo di Virtus Lanciano, la rinascita rossonera. Maraiulo ha dichiarato: a Lanciano puoi ancora migliorare. Il tecnico della Virtus dice: sfruttiamo il momento positivo, ma serve equilibrio, la squadra deve imparare a fare gol anche sugli sviluppi di palla inattiva. Biglietti a prezzi scontati per favorire un maggiore afflusso di pubblico sabato contro il Cesena. E a parlare c'è Gian Donato che dice: questa maglia pesa tanto, un anno nel 2004 nei giovanissimi rossoneri. Il centrocampista di Casoli ha dichiarato: sono di casa e ci tengo a fare bene. E noi questa edizione oggi la vogliamo chiudere con un pensiero e un omaggio in ricordo del nostro collega Antonio Recanati, scomparso prematuramente e improvvisamente. E allora il nostro abbraccio e la nostra vicinanza vanno alla moglie Maria Rita, ai figli Daniele e Stefano e all'amico fraterno Gaetano. L'abbraccio da parte nostra va a loro e soprattutto questo è il nostro saluto. Ciao Antonio. Antonio Capozzo, non protagonista nei rigori, però protagonista durante i 40 minuti. Bertoni ha rivisto le streghe, poi invece è finita in gioia. Insomma, l'anno scorso è sfuggito per poco, adesso quest'anno c'è.